valori che cominciano a essere molto molto competitivi, soprattutto per quando si guarda il mercato. Faccio riferimento al PVC, che in questo momento è il grande nemico del seramento in alluminio. Arriviamo dunque alla serie 73TT, quindi Winstop 73TT. Tra l'altro qui di fianco abbiamo due campioni, quindi potrete poi, se volete, andarlo a toccare con mano. Sono proprio i primi seramenti montati alla fresa alluminio come campionatura per questa nuova serie. Un riepilogo a quelle che sono le caratteristiche, quindi i profilati estrusi in lega 6060, che è la lega d'alluminio impiegata per quanto riguarda l'estrusione di profili nell'ambito seramentistico. Le tolleranze dimensionali e spessori sono la 1IN, io vi dico dei numeri, 12020/02, ma sono condizioni che servono più che altro al progettista del sistema, e fa sì che queste tolleranze siano la condizione ideale in modo tale che i famosi accessori che venivano progettati dalle aziende specifiche siano perfettamente compatibili col sistema. Cioè l'accessorista e quindi il produttore accessorio, quando studia un accessorio nuovo a casa europea, è tranquillo che potrà funzionare, perché il gallinista andrà a studiare profili con queste determinate tolleranze. La tipo di tenuta aria acqua, l'abbiamo detto prima, è giunto aperto e viene anche, non dico sottolineato, ma evidenziato anche sormonto. Perché? Perché in fase di apertura esterna è chiaro che giunto aperto non può funzionare, perché avremo una pila girata al contrario, e quello che abbiamo detto prima, quindi la spinta del vento non c'è più, che va a comprimere questa aletta. Quindi viene utilizzato, per quanto riguarda l'apertura esterna, la versione del sormonto. Taglio termico. Beh, scontato, realizzato con due astine continue con le mille forzato con fibra di vetro. E attenzione, perché qui arriva la vera novità: è da un setto in alluminio inserito all'interno nella versione 73TT Plus. Che cos'è questo setto in alluminio? Cioè abbiamo inserito all'interno della camera, all'interno del poliamide, questo particolare. Questo è un setto d'alluminio, in modo tale che divide quella che è la camera esterna, quindi la camera raffreddata esternamente, da questa camera interna, in modo che l'aria contenuta all'interno non si mischi. Questo è un valore aggiunto. In più, il fatto stesso che sia un set in alluminio funge un po' da termo riflettente. E faccio un esempio: se qualcuno di voi si già ha potuto pure avere la possibilità di documentarsi di come rendere meglio, far rendere meglio i radiatori di casa, i termosifoni di casa, avrà letto che si migliora la prestazione del radiatore se mettiamo dietro, a contatto quindi del muro, una pellicola d'alluminio. Ecco, questo concetto qui in una qualche maniera è stato sposato da questo sistema. Quindi abbiamo questi due grandi vantaggi. Riepilogo. Profilo ad anta è stato opportunamente sagomato per garantire la buona reazione della camera al vetro. Questo comunque è un elemento che viene trascinato già dagli altri sistemi della Winstop. Ecco qui le guarnizioni cingivetro bacco, che abbiamo già visto nella presentazione di Andrea, che migliorano le prestazioni termiche e acustiche nel fisso, perché anche in questo caso l'aria contenuta all'interno della scocca esterna è limitata al contatto di quella interna con queste due barriere. La barretta tubolare, che garantisce una migliore ortogonalità del profilo, l'abbiamo detto prima, quindi favorisce, mette nelle condizioni il seramentista di non avere problematiche durante la lavorazione. L'ampia camera posta anteriormente alla guarnizione centrale, che raccoglie l'acqua e ne facilita l'evacuazione verso l'esterno, questo fa sì che il giunto aperto funzioni correttamente, e l'ampia per camera, anche in condizioni di eccessivo riempimento d'acqua, perché ricordiamo è un giunto aperto, possa avere la possibilità di poter far defluire all'esterno l'acqua all'interno di questa camera. La guarnizione centrale, quindi, è
il fulcro di quello che è il giunto aperto, limita la precamera con ampie dimensioni, ciò garantisce una tenuta eccellente anche in condizioni estreme. Attenzione, qui si vedono due colori. Questa nuova guarnizione in realtà non è più solo EPDM e basta, è un coestruso, vuol dire che all'interno, quindi nella parte interna del nodo, questa porzione di materiale isolante è EPDM espanso. Questo perché? Perché il valore lambda del PDM espanso, quindi la capacità di essere un materiale termico, è decisamente migliore. Cosa vuol dire? Che in questa zona, in questo punto qui, che è un punto tipico, un anello debole del nodo, è stato inserito questo materiale. E infine il principio di isolamento termico, la scocca interna e la scocca esterna che vengono collegati con gli steli materiale isolante, quindi vuol dire le famose barrette di polimide, per ridurre la conducibilità al freddo. E poi il famoso cosetto di alluminio, che migliora naturalmente il coefficiente di trasmittanza termica UF. Ricordo, l'UF è il valore del nodo, quindi vuol dire l'esposizione di questo dell'alluminio, quindi del nodo dell'alluminio. E arriviamo quindi a che cosa? Arriviamo ai valori raggiunti. E vediamo che nell'UF, valore additivo, siamo sotto 2, siamo 1,95. Questo che cosa comporta? Comporta che, prendendo in considerazione la nostra costante, che sono 2 metri, arriviamo a un UV, un window di 1,5 e addirittura con un vetro da 0,6, 1,2. Io vorrei fermarmi a questo 1,2. Perché? Perché fino a oggi il mercato del PVC ci ha sempre contrastato per il fatto che loro, semplicemente utilizzando il materiale che è già di per sé isolante, quindi è PVC, arrivava a prestazioni che noi nel mondo dell'alluminio fino adesso ci scordavamo. Ora, dopo tutti questi studi che sono stati fatti in questi ultimi anni, e con giustamente la collaborazione, che è molto importante, dei vetrai, arriviamo a questi valori. Vuol dire che le prestazioni energetiche arrivano quasi, sono quasi pari, al PVC. Però tutto questo con i vantaggi dell'alluminio, cioè tutto il discorso che facevamo ai clienti, ai nostri clienti, quindi ai privati piuttosto che alle imprese, sull'alluminio rimane invariato. Queste abbiamo le prestazioni del PVC con i vantaggi dell'alluminio, cioè che è versatile. Cioè, nel senso, possiamo sbizzarrirci e fare qualsiasi tipo di tipologia e soprattutto qualsiasi tipo di serramento composto, voglio dire fissi piuttosto che a primo diverso esterno, balistas, tutto quello che vogliamo. E di design, perché con una spesa limitata, con un investimento limitato, possiamo andare ad allestire matrici con delle sagome particolari. Quindi cosa vuol dire questo? Accontentare anche gli architetti, che spesso sono molto esigenti per quanto riguarda questo punto qui. Abbiamo le infinite finiture, perché partiamo dai RAL, arriviamo ai decorati legno, agli ossidati molto particolari, qui abbiamo un esempio, alle finiture acciaio piuttosto che titanio, ma soprattutto, cosa fondamentale, è la durata nel tempo, perché è stato il punto, il vincolo, sul quale tutti i costruttori, tutti i serramentisti ci sono sempre battuti nella vendita del seramento in alluminio. Io con questo avrei concluso, vi ringrazio tutti per l'attenzione, arrivederci.